adesso continuiamo con la relazione di Michele Mahler. Michele Mahler a questo punto invece ci porta in Egitto e ci relazionerà su un argomento molto interessante. Chi non conosce Tutankhamon, no? Però lui ci dirà delle cose estremamente stimolanti. Prego, come vuoi. Adesso gli diamo il tempo materiale connettersi, intanto sono tutti connessi, e quindi annessi e connessi. Vedo che Azazel ha acquisito un sacco di fan stamattina, tanto per ricordare a livello di chiosa, mentre Michele si sta connettendo, una ulteriore cosa che ci sarebbe da dire a conclusione di quello che dicevamo prima e che diceva Ilaria. C'è da ricordare che Italia ci ha fatto una bella analisi dal punto di vista teologico, no? Però se dovessimo guardare la cosa dal punto di vista anche storico, puramente storico, beh, dovremmo ricordare che uno storico, perché tale era e tale è passato alla storia per essere, Giuseppe Flavio, no? Ricorda proprio tutto questo. Per chi non lo sapesse, Giuseppe Flavio, che ha un po' ispirato la figura di Giuda Ben-Hur, no? Nel romanzo di Wallace, no? È stato un nobile ebreo che ha partecipato alla difesa di Gerusalemme nel 70 d.C. contro le legioni romane di Tito e di Vespasiano. No? È stato preso prigioniero nel corso di un'azione di difesa di una sortita e non è stato passato per le armi perché i romani si sono resi conto di trovarsi di fronte a un nobile di una famiglia importante che sapeva perfettamente, oltre che l'ebraico, che era la sua lingua madre, il greco e il latino. Quindi dice, aspetta un po', questo può servire. E se ne sono usati, cioè se ne sono serviti per usarlo come parlamentare, traduttore, eccetera. Lui poi ha avuto la grande fortuna di pronosticare ai Flavi il loro destino di imperatori. E se ne sono ricordati dopo, tant'è vero che dopo l'hanno adottato. E lui è diventato Giuseppe Flavio ed è morto a Roma, tranquillo e beato, mentre purtroppo Israele ha fatto la fine che ha fatto, no? Con l'occupazione romana, a scrivere opere storiche. E ha scritto fondamentalmente, cioè un'autobiografia, e poi ha scritto il De Bello Giudaico, molto interessante, e le Antichità Giudaiche. E nelle Antichità Giudaiche lui ricorda perfettamente questo episodio degli angeli caduti, dicendo che tutti sanno in Israele che i figli degli angeli sono praticamente, no, cioè che gli angeli ebbero figli dalle donne della discendenza di Adamo e che questi sono stati né più né meno quelli che i greci chiamavano i titani. Quindi praticamente fa un bellissimo parallelo antropologico-culturale fra la cultura ebraica a cui lui apparteneva e la cultura ellenica. Questo è molto bello perché da storico ci dice che a livello mitico e tradizionale il concetto era lo stesso, quindi il collegamento al limite fra Azazel e, diciamo, come dicevamo prima, Prometeo è più che legittimo. Bene, ci sei? Allora signori, a voi Michele Mahler. Partiamo da un'opera pubblicata dall'Armando Curcio, editore, nel lontanissimo 1980. Quest'opera era Le grandi avventure dell'archeologia. E qui c'è il colophon con tutti gli autori che hanno contribuito alla redazione di quest'opera. L'unico egittologo è questa signora qui, la professoressa Luisa Bongrani Fanfoni, gli altri sono tutti, diciamo, esperti di altre discipline. E la professoressa Luisa Bongrani Fanfoni, alla pagina 711 del secondo volume, pubblica questo schema, che vedete qui in azzurro i maschietti, in rosa le femminucce, e la didascalia dice le complicate relazioni di parentela della famiglia di Tutankhamon secondo Christian Versroch Noblecourt. Ora, come potete vedere, c'è Amenofi III, la moglie di Amenofi III, che è la regina Tie,
E poi vedete i figli famosissimi, Akhenaten, Smenkara, secondo la noble corte, Smenkara era figlio di Tie e di Amenofi, secondo altri autori no, comunque va bene. E Tutankhamon, cioè secondo Christian Desroches, noble corte citata dalla Luisa Bongrani Fanfoni, che adesso è in pensione tra l'altro, era un'egittologa negli anni Ottanta, adesso ha una settantina d'anni, insomma. E secondo questi autori, Tutankhamon è figlio di Tie di Amenofi III. Ora, il punto è che non tutti sono d'accordo con questa impostazione, cioè alcuni egittologi sì, altri egittologi no. Il motivo, per esempio, questo è, come vedete, Henry James, in un suo libro Tutankhamon, pubblicato dalla White Star, lui inizia, come vedete a pagina 20, inizia il suo racconto della figura di Tutankhamon mettendo proprio Amenofi III e Tie, cioè non mette Akhenaton e Nefertiti, no, Akhenaton e Chia, cioè mette Amenofi III, quindi diciamo, non è che adesso sono tutti di questa opinione, ovvio. Questo è una raffigurazione di Akhenaton molto giovane, poi ne parleremo meglio più avanti, una certa somiglianza, diciamo, fisica tra la figura, il volto di Tia e il volto di Tutankhamon. Ora, il punto è questo, che la difficoltà che hanno gli egittologi a riconoscere questa discendenza, questa filiazione da Amenofi III e Tie, questa difficoltà nasce dal fatto che i reperti trovati nella tomba di Tutankhamon non tutti sono d'accordo a ritenerli delle prove. Sicuramente sono degli indizi, ma che siano delle prove, questo ovviamente sappiamo che 100 indizi, come si dice nel linguaggio forense, 100 indizi non fanno una prova. Uno di questi indizi è proprio queste famose quattro bare. Questa è la più esterna, questa è quella mediana, questa è una, tra l'altro dice perché questa è così e poi questa è quella, perché tra la seconda e la terza bara c'era una montagna di bende di lino, quindi era ovattata all'interno di bende di lino, e dentro questa terza piccola bara c'era questa ancora più piccola bara, e dentro questa piccola bara c'era una ciocca di capelli definiti da Carter, Howard Carter, quando la scoprì, quando le aprì, insomma, ramati, e la dicitura che si trova non al centro ma lateralmente a questo piccolo sarcone, era proprio un insieme di matriosche praticamente. La dicitura dice che questa ciocca di capelli apparteneva alla regina Tie, che questa struttura di sarcofagi fosse stata o appartenesse, per esempio, la cosa che colpisce è il fatto che mancano sia il simbolo della regalità, cioè l'ureo sulla fronte, sia anche gli scettri, cioè l'anche, il pastorale, il battispighe, mancano. E questo dice effettivamente è vero, perché è molto probabile che questi sarcofagi siano stati presi, diciamo, da, perché erano il tipico corredo funerario dei funzionari della nomenclatura, dei funzionari del nuovo regno, che nelle loro tombe sono state trovate molte di queste situazioni qui. Ora, quindi è probabile che, data la fretta, perché quando Tutankhamen morì all'improvviso e senza preavviso, siccome c'era Remab che erano note le ambizioni, poi lo diventò lo stesso, però. Allora, per impedire che Remab, che a quell'epoca lì stava a Menfi, venisse a sapere che Tutankhamen era morto, fecero tutto, non solo di gran fretta e furia, ma
in gran segreto, quindi per impedire che venisse fuori la notizia che il re era morto e che quindi si facessero i lavori per la preparazione della sua tomba. I lavori per la preparazione della tomba di Tutankhamon non ci furono mai, e quindi cominciarono a prendere un po' qua, un po' là, una serie di tutto l'arredo funebre. L'arredo funebre, tant'è vero, l'arredo funebre fu come dire, prelevato, diciamo così, dalla tomba di Samenekara, perché una grande quantità di reperti trovati, anche il terzo sarcofago, quello d'oro di 110 kg d'oro, era di Samenekara, il famosissimo terzo, non la maschera funebre, ma il terzo sarcofago 110 kg d'oro era quello di Samenekara, tanto per dire, ma tante altre cose. E però questo è sicuramente adattato per Tutankhamen, perché nel secondo sarcofago c'è Nebuchadnezzar, cioè il nome di incoronazione di Tutankhamen, e poi c'è questa bellissima preghiera, Nut, madre mia, anche qui un altro indizio, non è una prova, Nut, madre mia. Ma noi sappiamo che a sede Inga era Amenofi III, aveva fatto costruire un tempio alla moglie che divinizzata era raffigurata nelle vesti della dea Hathor. Hathor è la dea Nut, c'è questa identificazione nella mitologia, quindi facendo una proporzione matematica, se è uguale a B e B è uguale a C, allora A è uguale a C, quindi se T era stata divinizzata come Hathor e Hathor era anche identificata nella mitologia egizia con la dea Nut, quindi potrebbe essere un richiamo, però è un indizio, non è una prova. Nut, madre mia, dire Tie, madre mia, ormai morta la madre, distendi su di me, fai di me una delle tue stelle eterne, e così via, dice, come finché non possa morire mai. Ora, un altro reperto strano della tomba di Tutankhamen è questo corredo per scriba usato, perché vedete che qui ci sono le macchie di colore dove veniva intinto il pennello, che è il colore che è stato usato. La dicitura è una paletta in avorio, da una zarra d'avorio di elefante, e la dicitura dice Nesutsat en Ketef Meritef, cioè dice appunto figlia del re, del suo corpo, sua amata, Meritaten, generata dalla grande moglie del re. Qui non ci arriviamo, grande Nesut Meturt, vabbè, quindi grande moglie del re, grande Fertiti. Ora, Meraten, come sappiamo, era la moglie di Samenekara, quindi questo reperto proviene dal corredo funerario di Samenekara. È impossibile che c'entrasse qualcosa con Tutankhamen. Abbiamo altre palette, infatti, Tutankhamen, che vedremo dopo. Un altro indizio che non è una prova sono i famosi leoni di Prudhoe, che si trovano al British Museum a Londra, si trovano all'ingresso della sezione egizia. Vedete che sono due leoni prelevati da Lord Prudhoe nel 1831 da Jebel Barkal, dove erano stati portati dalla re Amanislo, un re cuscita del III secolo a.C., che a sua volta li aveva rubati al tempio di Soleb di Amenofi, quindi leoni viaggiatori praticamente, perché hanno fatto. Vedete che il basamento di questo leone è praticamente distrutto, pur essendo in granito, ma evidentemente qui, mentre questo per fortuna è ancora integro, e ci sono dei geroglifici. Ed eccoli qua, lui sarebbe Tutankhamen, che questa scrittura l'aveva fatto l'ultimo Tutankhamen. Rinnovò il monumento di suo padre, il re dell'Alto e del Basso Egitto, signore delle due terre, Neb Mat Ra, immagine di Ra, figlio di Ra, Amenhotep, quindi Amenofi III. Quindi Tutankhamen definisce Amenofi III suo padre. Anche qui discussione a non finire, perché ma che vuol dire suo padre? Suo padre quanto vuol dire suo nonno? Vabbè, da qua, vero. La dicitura suo padre non è mai stata univoca. E in questa confusione, a un certo punto, i Talatat
Chemeno, l'Ermopolis Magna dei Greci, diventarono diciamo strumento di grande confusione, perché nei Talatat di Ermopoli c'era scritto figlio del re, del suo corpo, suo amato Tutanku, qua c'è una U che non si capisce cosa ci sta a fare, un cugino di quaglia, Aten tra l'altro, non Amun. E tutti dice, ma è evidente che questa cosa qui l'ha scritta Akhenaten, perché questo blocco proviene dai tempi di Akhenaten. Quindi, se è vero, ecco, questa è una prova, la pistola fumante, no? Abbiamo la prova, perché questo blocco proviene dal Gempaton, che è un tempio di Aten, o anche poi c'erano quelli che venivano dalla sala ipostila del tempio di Karnak, c'erano tutte queste che Ramosi II, anche prima di lui, Remabbe, avevano prese, avevano smontato quei templi, cioè avevano fatto materiale di riempimento per i piloni dei loro templi. Quindi ci abbiamo la prova. Ecco, questo lo dico per dire con quanta facilità la gente, anche in buona fede, non perché lo fa apposta, ma anche in buona fede, se non ha una conoscenza scientifica delle questioni, cade in inganno, ripeto, anche in buona fede. Ecco di che cosa sto parlando io in questo particolare momento. Questo è un documento della Chicago House. La Chicago House, dovete sapere, è la struttura, è il gruppo di egittologi che ha curato proprio il recupero, la pulitura, il riordino di questi Talatat. Quindi sono proprio, nessuno più di loro e meglio di loro ha il diritto di dire qualcosa su questo argomento. Ma la cosa che io voglio farvi notare è che qui c'è un timbro. 15 agosto, pensiamo in pieno Ferragosto, 1990, attenzione, privately circulated, oh, diffuso privatamente, cioè nel 1990, quindi 24 anni fa, queste informazioni non erano di dominio pubblico. Adesso sì, come quando c'era Clinton alla presidenza degli Stati Uniti che desecretò tutta una serie di documenti della Seconda Guerra Mondiale, quindi qua siamo, cioè, segreti di Stato, io non so, vabbè, questa è la storia. Privately circulated, diffuso privatamente. Cioè, ma quali erano queste notizie? Allora, leggiamone un po'. C'è Raymond Johnson, che allora era senior editor, adesso è lui, attualmente lui ha fatto carriera, è il field director sul campo. Sam viene iscritto, c'è alcuni perfino iscritti con il nome di Tutankhamen. Tutankhamen's name. Alcuni perfino iscritti con il nome di Tutankhamen. Ecco, altre analisi, che lo stiamo leggendo tutti. Poi si chiede, Raymond Johnson, what was Tutankhamen decorated? Cosa ci fa fare? Le decorazioni di Tutankhamen, ma dove? Sul retro e sui lati dei blocchi capovolti, upside down, dei blocchi capovolti di Akhenaten. E lui si dà la risposta, non la do io, dico, Raymond Johnson è il field director attuale della Chicago House a Luxor. Era evidente che noi avevamo inavvertitamente raccolto frammenti di un altro tempio of Tutankhamun altogether, completamente di Tutankhamun, avevamo raccolto inavvertitamente da un tempio di Tutankhamun costruito di blocchi cavati da uno dei templi di Akhenaten a Karnak. Quindi cosa significa questa storia? Figlio del re, del suo corpo. Allora non è Akhenaten che scrive, parla di suo figlio
dicendo figlio del, non è Akhenaten, è Tutankhamen in persona che scrive queste cose. Vediamo l'altro blocco, dice figlia del re, del suo corpo, Nesiutzaten, anche della solita storia, e sua amata, anche se in Paten, generata dalla moglie del re, Neferu, le zone tra parentesi quadre sono, come vedete, perché questa è la parte del documento residuo e questa è la parte che gli epigrafisti, conoscendo la natura del documento, hanno potuto ricostruire. Generata dalla grande moglie del re, Neferuaten, Ankhrempet vivente, e Ansempaten Tasheri, Tasheri col determinativo del bambino che si scrive la piccolina, generata dalla grande moglie del re, Neferuaten, anche qua su questa Tasheri, la piccolina. Perché dice no, c'è gente che dice anche di queste cose, dice Tasce, ma gente autorevole, non così il cane che passa. Gente autorevole che dice, ma Tasheri, perché questa non era Ansempaten, ma era Ansempaten Tasheri perché era la figlia di Ansempaten, che Ansempaten aveva avuto da Akhenaten, suo padre. Perché l'incesto nell'antico Egitto era una cosa normale. Ma andrebbe tutto bene se non fosse per il fatto che Ansempaten è quella che poi sposa Tutankhamen e che diventa Ansenamen. E quando Ansenamen scrive a Suppiluliuma, al re degli Ittiti, abbiamo la lettera, e dice, guarda, dice, io, mio marito è morto e io non ho nessuna intenzione di sposare i miei servi, un mio servo, quindi mandami un tuo figlio perché io non ho figli. Cioè Ansenamen in persona dice io non ho figli, ma non è che lo dico, lo dice Michele, ma è scritto in una tavoletta di argilla. Ansenamen scrive a Suppiluliuma e gli dice io non ho figli. Ma allora cioè, chi è che racconta balle qua? Cioè i documenti raccontano balle e arrivano famosissimi egittologi che invece dicono la verità. Ma qui il mondo alla rovescia, eh? Il mondo alla rovescia, il mondo alla rovescia. Quindi è evidente che Ansempaten Tasheri era la nostra, anche se, anche perché poi, guarda caso, poi questo monumento, questo era un tempio di Tutankhamen, è ovvio che Tutankhamen di sei figlie, perché la coppia che è nata in effetti di sei figlie, perché va a fare proprio di quella che era diventata sua moglie, guarda caso. Guarda caso, quindi è evidente che ora se è stato Tutankhamen a far incidere quelle frasi, anche perché parla appunto di quella che è della sua moglie, il discorso è tutt'altra piega. Tutankhamen per suo padre poteva intendere chiunque, anche Amenofi III, ma oltretutto dal momento che lui costruiva i suoi templi in una fase di restaurazione del potere del clero tebano, era politically correct esibire l'ascendenza genitoriale di Amenofi III. Manca solo a questo punto, al fine di sgombrare il campo dal pensiero che l'opportunità politica poteva avere indotto quel giovane re a fare affermazioni perlomeno ambigue dopo aver sposato la figlia di un re eretico, un documento certo che identifichi la madre di Tutankhamen. Esiste questo documento? Penso proprio di sì. Ora, la scoperta che blocchi di pietra provenienti dai templi di Tutankhamen erano stati inavvertitamente confusi con quelli provenienti dai templi di Akhenaten è circolata privatamente per molti anni. Ora, allo stesso modo, di un preciso documento che permette di identificare la madre del giovane re non è mai stato reso pubblico alcuno studio filologico o epigrafico che sia, ma guarda un po', sarà strano. Alice Budge, in un suo lavoro pubblicato nel 1923 dal titolo Tutankhamen, Amenis, Matonis, and Egyptian Monotheism, ricorda, cito Budge, che da uno scarabeo che fu trovato nel tempio di Osiride ad Abydos, noi apprendiamo che sua madre era chiamata Merit Ra. Budge
scrive nella nota a piedi pagina la fonte di questa sua notizia e cita un lavoro di Auguste Mariette, che è la pubblicazione del 1880 degli scavi di Abydos, in cui nella tavola 40 sono presentati alcuni oggetti trovati appunto nel Tempio di Osiride, tra cui lo scarabeo di cui riferisce Baggio. Chi era dunque questa Mary Ra? Allora, vediamo il documento, il libro di Mariette, catalogo generale dei monumenti di Abido, riscoperti durante gli scavi di questa città da Auguste Mariette, tomo terzo, poi questo lo scrittore, ma perché ci sono due o tre colofon in queste vecchie pubblicazioni. Quindi, Parigi, Stamperia Nazionale, 1880. Vedete che al numero 1300 del terzo volume, al numero 1389, c'è la descrizione dello scarabeo sulla parte piatta, due artigli che si leggono Dio buono, Ra che per un Ra, Nebbi che per un Ra, e la madre reale Merit Ra. E poi lui, tra parentesi, dice Abydos, tomo secondo, tavola 40. Quindi lui nel tomo terzo fa la descrizione, nel tomo secondo, anche se poi qui anche mette anche dei scarabelli, però andiamo al tomo secondo. Anche qui Auguste Mariette Pascià, pubblicato sotto gli auspici di Sua Altezza Ismail Pascià, che diventa Egitto. Ed ecco il nostro scarabeo, eccolo qua, Dio buono, Neb che per Urrà, e la Nesutmut, madre del re, Merit Ra. Ora, a parte il fatto che va bene, se noi andiamo, ci sono molte delle cose, per esempio questo sempre dalla tomba di Tutankhamen, questi sono i contenitori dei vasi canopi, e anche questi sono anche questi di Samenecara, i vasi canopi, e vedete il nome di incoronazione di Tutankhamen, Neb che per Urà. Qui la cosa strana, sempre nello stesso documento si sono dimenticati di mettere le lineette del plurale, ed è Neb Keper Ra, che è incredibile gli errori gli scribi li facevano sempre, comunque, dovunque, anche nei luoghi più sacri, se così si possiamo dire. Ora andiamo a cercare questa Merit Ra e vediamo dove possiamo trovarla. E nel catalogo degli scarabei egiziani del British Museum, pubblicato nel 1913, cioè chiaro, ogni grande museo, Louvre, Museo di Torino, Museo di Bologna, hanno tutti i cataloghi, un po' cercare un aghino in pagliaio, ma come si dice, se non ci si mette lo trova, queste sono le cose. Quindi nel catalogo del British Museum degli scarabei egiziani, cerca che ti trova, andiamo alla pagina 173. Alla pagina 173 ci sono una serie di scarabei abbastanza significativi dell'epoca di Amenofite III, lo dice anche qui l'intestazione della pagina, c'è scarabeo numero 1723, scarabeo di stetina smaltata, sfumato sul grigio, traduco dall'inglese naturalmente. Sulla base sono intagliate figure in piedi del re Amenofite III e della regina Ti, il re indossa l'elmetto con l'urio, il pastorale simbolo di, cioè tutti e due, sia Amenofite III che la regina Ti, vedete, impugnano l'Ankh. Ora, nella iconografia egizia, l'Ankh poteva essere impugnato soltanto dagli dèi, perché gli dèi avevano gli unici che avevano il potere di donare la vita agli uomini, appunto. Quindi c'è questa divinizzazione della coppia reale. Qui ancora in questo scarabeo è ancora più incredibile la divinizzazione, perché c'è Dio buono, Nebirichet, cioè significa signore del creato, cioè Amenofi III in questo scarabeo si autodefinisce signore del creato, cioè la divinità massima, suprema. Mentre Di è Nesutemeturt, grande moglie del re, vivente, anche Rempet, vivente. Ecco, vorrei farvi notare in modo particolare questo attributo,
anche rente, vivente, perché lo leggeremo tra un po'. Allora, andiamo al 1725, qui incontriamo un altro scambio molto danneggiato, talmente danneggiato che il curatore di questa lista lo riporta trascritto. Lo riporta trascritto e leggiamo nei sottoletturti di e leggiamo gli attributi di T, Mary. Ma Mary cosa? Perché poi a Braso non c'è. Ma allora, come abbiamo visto prima, è chiaro che il tipico lavoro di un epigrafista poi reintegrare le parti mancanti. Cos'è che manca? Innanzitutto possiamo integrare tranquillissimamente la T del femminile, perché stiamo parlando della regina, quindi merit perché è femminile, merit. E poi cosa ci può entrare in questo spazietto così piccolo, così ridotto? Certamente non amen, perché è una parola enorme, non ci può entrare. C'entra solo una parola, la parola è Ra. Solo il geroglifico del dio Ra può entrare in quello spazio. Merit Ra, che era Ti. Era Ti. Dice, ma Ti era bella che morta all'epoca in cui Tutankhamen venne eletto re all'età di 8 anni, diventò re. Quindi è impossibile che ci sia uno scarabeo che cita in contemporanea una madre morta con un re vivo. Allora, sempre dalla tomba di Tutankhamen, questo per dire le menzogne galattiche che purtroppo per fortuna, dipende dai punti di vista, le bugie hanno, come si dice, le gambe corte. Questo è un altro reperto che viene dalla tomba di Tutankhamon. E anche questo reperto non può provenire, ma anche questo proviene dal corredo funerario di Sanercare. Perché? Leggiamo qui, Nesut Emet Urt Ti. Attenzione, abbiamo visto prima, cos'è che abbiamo letto qua? Living, Kings, White, Living, non lo dico io, diceva di sbaglio, quindi Living, Vivent, anche Rempet. Vogliamo tradurlo vivente anche questo? Come lo vogliamo tradurre? Perché quello vivente e questo no? Non c'è scritto Mat, Keru, giustificata, morta, c'è scritto Living, non c'è Mat, Keru. E poi è Nesut Sat, la figlia del re Meraten, oddio mio, Meraten, dentro al cartiglio. Cioè, ragazzi, allora, cioè Meraten, la secondogenita della coppia reale, Akhenaten Nefertiti, che era la moglie di Sameneccara, qui è già regina. Cioè stiamo parlando dell'ultimo su 3 anni, perché i primi 3 anni di regno di Sameneccara furono associati al regno. L'ultimo anno di regno su 3 era lui solo che regnava. Quindi noi abbiamo un documento che ci dimostra in maniera assolutamente, voglio dire, a me vabbè, poi certo, come dicevo qualcuno che diceva, si strappano le vesti, se butta in terra quella crisi, ma in realtà è questa, cioè vuol dire, vabbè, c'è un altro che dice un'altra cosa, questo è un documento. Quindi noi abbiamo la prova che T era vivente l'ultimo anno di regno di Sameneccara. Quando vi dicono che T non se ne sa più nulla dall'anno 14 del regno di Akhenaten, vi raccontano una bugia, una balla, perché non è vero. Perché c'è questo documento che dice tutta un'altra cosa. Quindi vogliamo, quindi ognuno sceglie poi di chi, ma le balle terrificanti, e ci hanno ragione loro. Quindi noi sappiamo che Tie era ancora vivo l'ultimo anno di regno di Sameneccara, cioè a un passo dall'elezione al re del bambino Tutankhamen. Ma Tutankhamen cosa? Adesso, qui c'è una cosa particolarmente interessante, perché il fatto che Meraten fosse regina lo dimostrano le lettere di Amarna.
le lettere di Amarna, per esempio ce n'è una del re Abimilchi, re di Tiro, la numero 155, e ci sono anche due lettere di Burnaburias ad Akhenaten, la 10 e la 11. Nelle lettere di Burnaburias ad Akhenaten, Burnaburias invia in dono, dice lui, a tua figlia Mayati, perché è il padre di Mayati, cioè Meraten Mayati, era regnante, quindi tua figlia, e qui è tua figlia. E mentre il re di Tiro, nella lettera 155, rivolgendosi al faraone, parla anche lui di Mayati, ma non è più tua figlia, ma è la tua signora, cioè Balatia. Cioè, allora a quel punto non ci troviamo più. La lettera non è più, perché quando mandavano le lettere ad Akhenaten era una furia, no? Neferche per urra che diventava una furia nel gergo, oppure una muria quando era Nebat Raga. Qui invece non c'è indirizzo, è al faraone, ma il faraone è Samenekara, perché la tua signora poteva essere solo Samenekara, anche se poi hanno girato e la girano in mille modi, ma voglio dire, non è possibile manipolare la realtà oltre un certo limite. Però dice qua una cosa bellissima, perché il re babilonese, quando era ancora figlia e non regina, gli dice: ti mando una collana con 1048 perle di lapislazzuli di montagna. Cioè, io non lo so, 1048 perle, dico una cosa, pensate, questa qui, questa collana ne ha 60, ed è la celebre collana che fu trovata di perle, di lapislazzuli, che fu trovata sul petto di Psosenes I. E qui vedete la settima perla, che è di colore di un blu più intenso. Pensate che qua c'è un'incisione in caratteri cuneiformi, che per fare questa incisione, per farla, ci vogliono assolutamente le lenti di ingrandimento. È impossibile incidere queste cose qui a occhio nudo, non solo, ma anche a leggere ci vogliono le lenti. Questa incisione meravigliosa, dice, è fatta dal gran visir Bashuilu, consacrata agli dei Assur, Elil e Nilil, per protezione della figlia. Ora, siccome gli dei Assur e Nilil erano divinità del Pantheon Assiro, quindi è completamente impossibile che a fare questa collana siano stati i babilonesi, perché assiri e babilonesi erano come dire oggi, che ne so, palestinesi e ebrei, per dire, tanto per dare un'idea, no? Quindi è stata fatta, quindi, però, siccome al tempo di Psosenes non esisteva più Babilonia, quindi è molto probabile che si tratti, sono d'accordo qui in questo caso con gli egittologi, che sostengono che si trattava di un pezzo di antiquariato che probabilmente era dono di Tiglath-Pileser I, che fu un grande re assiro, a uno degli ultimi Ramessi del X-XI. Perché in tutta la Mesopotamia all'epoca di Psosenes non c'era più nessun modello. Quindi una collana di lapislazzo era qualcosa di straordinariamente bello per gli antichi egizi. Ma torniamo al nostro Tutankhamon. Ecco, qui adesso abbiamo una cosa abbastanza interessante. Abbiamo due corredi per scriba. Qui vedete a sinistra Nebuchadnezzar, e trovate scritto per due volte Tut Ankh Amen, Imen Amen, Amen, Tut Ankh Amen, scritto due volte. Benissimo, il corredo è scritto Tut Ankh Amen. Qui c'è un altro corredo, anche qui Nebuchadnezzar, uguale, ma cosa c'è scritto accanto a Nebuchadnezzar? Sempre Sara, figlio di Ra. C'è scritto Tutankhaten, Nebuchadnezzar Tutankhaten, cioè ad essere incoronato re non fu Tutankhamen,
Spun Tutankhaten, cioè c'è un Neb Gheberu Ra, che è la stessa persona, che non era ancora Tutankhamen, ma che era Tutankhaten. Pochi mesi dopo Tutankhaten diventa Tutankhamen, abbandona Amarna, si trasferisce a Tebe, quindi chiaramente diventa Tutankhamen perché va a casa dei sacerdoti di Amon. Quindi. Perché? Perché muore di Dio, perché l'anima dell'atonismo era Tie, cioè Tie creò. È vero, sì, ci sono scarabei di Tutmosi IV che dice che l'Aten lo proteggeva, proteggeva gli asiati, c'è tutta una serie di documenti precedenti, ma non c'è il minimo dubbio che è con Tie che si crea la frattura col clero tebano, si crea prima Tie, si trasferisce a Malkat a Tebe Ovest, poi porta suo figlio e gli fa creare il sito di Achetate e Amarna. Quindi l'esplosione dell'atonismo l'abbiamo proprio con la volontà di Tie di rompere con il... Morta Tie muore l'atonismo. Cioè torna tutto nella normalità, ma quando noi troviamo quello scarabeo nel Tempio di Abydos, dove c'è scritto che la madre di Nebuchadnezzar Ra è Merit Ra, cioè Tie, noi sappiamo dall'analisi di questi documenti che agli inizi, nei primi mesi del regno di Tutankhamen, quando era ancora Tutankhamen, perché? Perché la differenza di nome la fa la morte di Tie, cioè quando Tie muore la corte ritorna a Tebe e Tutankhaten non è più Tutankhaten ma diventa Tutankhamen. Qui abbiamo un parallelismo, ecco, tra la somiglianza, vedete, lo stesso naso, lo stesso labbro, dice ma qui il muso è un pochino più allungato, sì è vero, ma questo era uno stilema tipico dell'arte amarniana. La prova l'abbiamo in questa prova d'artista, perché vedete questo non è un documento finito, è un blocco di calcare abbandonato in un angolo di una bottega di scultore, e vedete che lo scultore si sta esercitando ad allungare il volto di Akhenaten, cioè qui il volto di Akhenaten col profilo normale, qui col profilo allungato, perché allungare il volto era uno stilema dell'arte amarniana. E quindi qui abbiamo il meraviglioso sorriso ultra super moderno, diciamo, non è un sorriso antico, è un sorriso moderno di Tutankhamen, con questa particolarità, diciamo, caratteriale di questa leggera inarcatura del labbro superiore che era quella che aveva Tie. Perché è vero che esistono gli esami del DNA, è vero che gli esami del DNA hanno dimostrato che i genitori di Tutankhamen erano Amenofi III e Tie, ma è anche vero che ognuno si gira, quelli sono cose misteri dell'animo e della mente umana, se li gira come c'è con quei risultati del DNA, ognuno dice tutto e non dice tutto, quindi io preferisco non citare i risultati del DNA perché ognuno ne fa quello che ne vuole e preferisco ricorrere alle identificazioni documentali. E con questo ho finito, vi ringrazio.